Il Consiglio Comunale della Spezia ha approvato questa notte intorno alle 3 il bilancio di previsione 2018. 6 ore di discussione, il cui apice è stato raggiunto quando il sindaco Pierluigi Peracchini ha replicato alle accuse delle opposizioni sul cosiddetto piano delle alienazioni di alcuni edifici scolastici comunali e della privatizzazione del parco del Colombaio, denunciato nelle settimane scorse dai consiglieri di Leali a Spezia. Sindaco che non è stato tenero neppure nei confronti del consigliere di maggioranza Massimo Baldino Caratozzolo, che insieme a Giulio Guerri ha votato contro il documento unico di programmazione dell'amministrazione che segue l'altro strappo del gruppo Per la nostra città sull'aggregazione ACAM-IREN. Rispedita al mittente anche la richiesta di incontrare il sindaco e i capigruppo che i cittadini di Fabiano avevano fatto pervenire tramite il gruppo del Partito Democratico, suscitando le ire del consigliere del PD Marco Raffaelli, cittadini che chiedevano lumi sul futuro della scuola di via Paverano. Incontro rinviato al tardo pomeriggio di oggi. Oltre a Guido Mellei, che nel suo intervento ha rimproverato la mancata consultazione sul bilancio da parte della città, osservando che non si può prevedere di vendere scuole e parchi pubblici senza prima avvisare nessuno, anche Jessica De Muro del Movimento 5 Stelle ha fatto osservare l'assenza di partecipazione per quanto riguarda il piano delle alienazioni, compresa la scuola di via Firenze, sulla quale, ha detto, questa amministrazione sta proseguendo il disastro delle precedenti. Lorenzo Forcieri ha parlato invece di forte delusione per un'impostazione ragionieristica di un atto che invece dovrebbe essere uno dei provvedimenti programmatici più importanti dell'amministrazione. La replica della maggioranza è venuta da Giacomo Peserico, che ha osservato come nei primi anni delle giunte Federici si parlava del bilancio come di un libro dei sogni, ma varie opere in realtà non avevano nessuna possibilità di essere realizzate. Gli ha fatto eco Maria Grazia Fria di Fratelli d'Italia, che ha rinfacciato al PD le scelte prese nella passata amministrazione e che ha osservato, è vero, c'è stato sì un aumento della tassa di soggiorno, ma è anche vero che c'è un impegno formale di investire il 60% di queste risorse sul turismo. Fria, che però ha chiosato Roberto Centi di Leali a Spezia, era contraria alla cessione dell'asilo di via Firenze. Dal canto suo, il sindaco Peracchini, come costume, ha affidato alla sua pagina Facebook il commento sul bilancio. Dopo una lunghissima notte in consiglio comunale, una nuova alba in città, ha scritto. Si inverte il trend degli ultimi 30 anni, si ricollocano finalmente nuovi fondi nel sociale, 2.500.000 euro per gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole, 600.000 euro per la ristrutturazione di 60 alloggi pubblici dell'arte. Poi addizionali IRPEF e imposta sui redditi, ferme come le aliquote IMU e TASI. E il parco del Colombaio rimarrà sempre a uso pubblico, qualsiasi sarà il suo destino, senza se e senza ma. Questo è il commento del primo cittadino.